Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo quinto episodio di Shadow of the Colossus. Sono qui BD Edivad con un chilo di capelli in meno, pronto a registrare e a giocare insieme a voi a questo fantastico gioco. Sembra che mi sia appena fatto una tirata di ci siamo capiti. E senza altri indugi, vai con la sigla e vai con Shadow of the Colossus. Allora, signori, eccoci qui, alla sacrestia, dove la quarta statua, il nostro simpatico cavallo ingenuo, esplode. Attenzione, agro, curiosone, va a controllare se tante volte la divinità, la voce, no? L'oracolo, ci faccia il piacere di risvegliarla prima per guadagnare tempo, ma. Parte la giunta di colombe, di spiriti strani, una scrollata di groppata di agro, niente di che. Anche Vander un po' perplesso. Chi è? Cos'è? L'oracolo. Attenzione, signori. L'oracolo parla e dice: Il prossimo nemico è. Proietta un'ombra gigantesca su un lago immerso nella nebbia. Mentre si libra verso il cielo, non è facile raggiungerlo. Oh, è salito il caffè. Signori, siamo giunti, facciamo proprio avanti, all'uccellaccio. Ok, noi adesso. Madonna, mi incazzo sempre questa cosa. Ah, no, sei a due passi, ma devo io più vicino. Allora, signori, noi partiamo e da là partiamo e dove andiamo? Andiamo. Dove andiamo? Boh, vediamo un poco dov'è che dobbiamo. Sì, la strada è sempre quella, c'è poco da fare. Vabbè, signori, io come sempre tagliuzzo. Noi ci vediamo tra poco. Intanto io galoppo qui, vado a fare un attimo il pieno di benzina. E ci rivediamo appena arrivo da. Signori, eccoci qui. Siamo arrivati al lago dove risiede la belva. Io scendo da agro perché è abbastanza inutile in queste circostanze. Mi sa che non è per di qui che devo andare. Gettiamoci in acqua. Signori, è un mondo difficile la scoperta dei colossi. Perché sti infamoni uno non sa mai dove scappi. Bravo Vander, vai sotto, vai. Attenzione, noi siamo. Sembra essere una colonna, infatti la dobbiamo scalare. Intanto per la strada ho trovato uno di quei mini sagrari, santuari, dove ci sono le lucertoline dalla coda argentata che vi ho fatto vedere nel terzo episodio, se non erro. Però c'è anche un'altra cosa che possiamo trovare sparsa nel mondo di Shadow of the Colossus, che vi mostrerò appunto appena ne avrò modo. Allora, ecco per il primo video dovremmo già qui fare la conoscenza del nostro amichetto alato. E infatti, Madonna. Scusate di nuovo. Oggi l'allergia ha deciso che devo morire. Signore, eccolo qui. La sua imponenza e s'appollaia lì a pulle e pullaiau e noi di sotto ci manau. Ecco qua, signori, è comparsa l'energia del nostro simpatico uccellaccio
Questo non so se comporti che ci avvisti. In fondo al mare, madre non respireci, lascia le pennuzze. Essendo in tema di uccelli, guardatela là, sembra un capitello. No, non l'avrei mai detto capezzolo, anche se l'ho detto adesso. Madonna, Vander, ma un po' di piscina la potevi fare prima di venire qua, eh? Allora, facciamoci notare. Anzi, vediamo se è a segno. Sì, è andato a segno, decisamente a segno. Oh, signori, siamo saliti al primo colpo. Allora, la strategia di questo colosso, come avete potuto notare, è quella di saltare al momento giusto affinché possiamo aggrapparci alle sue ali. Ora, un punto debole, se non erro, è sulla punta della coda. Sì, perché questo simpaticone ne ha più di uno. Ora non vorrei fare. Infatti, eccolo qui. Appena si metterà dritto, noi scaglieremo il nostro attacco. E il petrolio sgorga, signori! Noi ne abbiamo già tolto metà dell'energia. Vediamo se il simbolo scompare. No. Ecco, adesso mi sa che scompare. Infatti. E adesso noi corriamo contro il vento! Anche se è un po' complicato. Che fa? Signori. È infame, è molto infame, questo uccello lo vedo infamissimo. È una corsa contro il tempo, attenzione, adesso sale, prende quota. Quali saranno le sue intenzioni? Aggiungiamo le ali per scoprirlo. No, mi sa che è di là. Cioè lui corre tranquillamente su un uccello che va a 200 km/h? Vogliamo fare di più? Ecco l'altro punto debole, signore, l'abbiamo intravisto. Ma l'uccello non molla. Oh, per un pelo. Attenzione, abbiamo raggiunto l'ala. Cerchiamo di affondare un colpo. L'abbiamo colpito, signori. Adesso fa una capriola. E attenzione, cerca di liberarsi di noi. Dov'è l'ultimo punto debole? Non mi ricordo. Ah, sull'altra ala, giusto. Attenzione, quali saranno le sue intenzioni? Io ricordavo che faceva qualcosa per farci cadere. Però. Signori, attenzione, l'ultimo colpo! Infatti, Vander è caduto. Ah! Signori. L'ultimo colosso si infrange nelle acque del lago e con lui tutte le speranze degli altri colossi di poter sopravvivere. Vander, il cacciatore di colossi, è arrivato qui per sterminarli. I tentacoli? Attenzione, arrivano! Madonna. E la cosa bella è che li ho anche visti. Secondo me quei tentacoli sono impregnati di droga. Perché poi entra nel tunnel della droga. E quindi sarà cocaina, anfetamina, metanfetamina, tutalina, patatina, tutalina, cachina, colina. Salviamo. Ho detto pure nello scorso episodio, mi fanno pena dal quarto in poi. Tu quel bellino lui che vola, sembra un aereo di 3D di Trenitalia, di Alitalia. Gli aerei di Trenitalia devo ancora vederli, ma certo tipo il treno di Galaxy Express tipo. Vabbè, signori, questo episodio si conclude qui. Io vi invito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto, un dislike se il video non vi è piaciuto, lo apprezzo, voglio sapere cosa ne pensate voi di questa serie, di questo gioco, ma soprattutto di questi colossi e del tunnel della droga. Vi
lasciate un bel commentino se vi va e soprattutto seguiteci sulla pagina Facebook perché tutti gli aggiornamenti vengono lì. Voi, se volete essere sempre aggiornati sui nostri gameplay e le prossime uscite, seguiteci su Facebook e sarete sempre, costantemente, aggiornati da tutto il team di BD Gaming. Innanzitutto vi invito a vedere la nuova serie intrapresa da Maserati MC91, cosa del genere, sulla storia del videogame, perché è molto interessante, molto appassionante. State sicuri che non vi scoccia, vi tiene lì incollati per la voglia di sapere. È molto esauriente. Io in prima persona ho potuto vedere in anteprima i video prima che uscissero pubblicamente e devo dirvi che sono rimasto incollato con la capa dello schermo del mio del PC, qui, insomma, del monitor. Quindi, raga, andateveli a vedere perché sono veramente molto belli. Detto ciò, io vi saluto, ci vediamo al sesto episodio di Shadow of the Colossus. Bella raga!